Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Marco Lecchi ed oggi parliamo di apprendimento delle lingue straniere. Ho fatto diversi video a riguardo, quindi se ve li siete persi vi consiglio di andare nei video precedenti e andare a vederli perché ci sono degli spunti ottimi a qualsiasi livello siate, che siate alle prime armi, siate a un livello intermedio o esperti. Io ho fatto liceo linguistico e parlo ovviamente l'italiano, l'inglese e lo spagnolo fluenti, tedesco pochissimo e sto studiando il coreano, proprio base. Ho fatto un video in cui imparo il cinese, so veramente qualche frase in cinese e il problema di apprendere la lingua, soprattutto in questo momento storico in cui viviamo, è che è difficile allenarsi. Ci sono un sacco di metodi per studiare le lingue da soli, ci ho dedicato un video a riguardo che se non avete visto vi consiglio di andare a vedere cliccando la i qui sopra. Però bello tutto, ma a un certo punto serve il contatto umano, cioè parlare con delle persone reali. Perché è vero che ci sono un sacco di strumenti online per poter migliorare nelle lingue, migliorare la pronuncia, l'apprendimento, la lettura, l'ascolto, però bisogna anche allenarsi nel migliorare le conversazioni, perché per quanto possano essere evoluti i bot o per quanti podcast voi possiate ascoltare, non è la stessa cosa. Quindi oggi voglio darvi dei consigli su come incontrare degli amici internazionali sfruttando i social network e delle app che vi permettono di conoscere delle persone che come voi stanno apprendendo una lingua straniera, quella che parlate voi, quindi immagino l'italiano o l'inglese se parlate bene inglese, fate una sorta di scambio, voi gli insegnate l'italiano o l'inglese, loro vi insegnano la loro lingua madre. Prima di iniziare, un grazie a Dello Talk che ha sponsorizzato questo video, io la utilizzo da un sacco di tempo, quando mi ha chiesto con lavoriamo, perché no, tanto già la uso, quindi Hello Talk, questo è il mio profilo, ho 2 follower anche se sono iscritto da 179 giorni ma nessuno mi segue. Se cliccate su cerca avrete il trova partner, cioè delle altre persone che stanno imparando la lingua che voi parlate e che parlano la lingua che voi volete imparare. Quindi se impostate più lingue poi sarà diviso per schede, qua ci sono tutte le persone che parlano coreano e vogliono imparare l'italiano, qua spagnolo, stessa cosa, e inglese. Io ho impostato queste 3 lingue. Se vogliamo scrivere a qualcuno, Joe di Busan. Joe di Busan parla coreano, inglese a metà e cinese. 30 anni, hello, my name is Park Jin. I'm looking for a language exchange friend. I can teach you Korean. Want to learn English and Chinese. Ottimo messaggio. Io uso la dettatura perché faccio più in fretta. Hangugo konbo hago isseoyo. Avete una sezione tutta dedicata alle conversazioni in lingua, quindi qua vedete tutte le persone con cui ho già conversato. Ci sono delle funzionalità veramente molto ben fatte, ad esempio qui Enrico mi ha scritto ciao piacere, io posso tenere premuto e fare correzione e scrivere ciao piacere. Okay. Se faccio così vedete che compare la correzione, posso inviargliela e lui vede la mia correzione. Altra cosa, ad esempio per chi studia coreano, cinese o delle lingue che hanno un alfabeto diverso, c'è il parlato automatico. 저는 한국어 공부해요. 저는 한국어 공부해요. 저는 한국어 공부해요. Poi si può aprire la traslitterazione. 저는 한국어 공부해요. E soprattutto sfruttare anche la traduzione, ad esempio parli bene l'italiano, vedi? Faccio traduci. E qui dice, vedete, ad esempio, 당신은 이탈리아어를 잘합니다. 당신은 이탈리아어를 잘합니다. 당신은 이탈리아어를 잘합니다. 당신은... Basta! Se cliccate su momenti avete una bacheca come tutti i social network con le persone che parlano le lingue che voi state apprendendo. Ad esempio questo ragazzo che parla coreano e parla un po' di italiano, di inglese e cinese. C'è Shincheon Tteokbokki, Roast Tteokbokki and Spicy Kimbap. Madonna che buoni, che buoni. Ovviamente qui potete reagire, mettere mi piace, commentare, utilizzare il traduttore, scrivere delle robe. Poi anche nei commenti utilizzare lo strumento di traduzione o di correzione. Detto questo possiamo iniziare. Il primo consiglio avrete capito che è utilizzare HelloTalk. È un'app fatta veramente bene. La cosa molto interessante è che c'è proprio questo approccio di scambio. Voi insegnate la vostra lingua a qualcuno che vuole apprenderla e quella persona lì vi insegna la loro. Io l'ho utilizzata sin da subito per imparare il coreano. Ho conosciuto un po' di persone che parlano coreano. Non è sempre facile, non sempre rispondono. A volte iniziano a parlare e poi stoppano la conversazione. Forse è tipico dei coreani. Però con alcuni sono rimasto in contatto. Poi ci siamo scambiati Instagram. Abbiamo iniziato a conversare. E poi addirittura abbiamo fatto delle videochiamate. Ormai diciamo che siamo amici di penna. Prima si diceva di penna, adesso si dice più amici di tastiera. Poi la cosa bella secondo me di HelloTalk è che non c'è solamente la questione dello scambio linguistico, ma anche dello scambio
scambio culturale. Infatti tutte le persone che apprendono lingue straniere hanno un mindset per cui gli piace la cultura della lingua che stanno imparando, gli piace viaggiare, sono stati in molti posti e si rispecchia tanto nell'app. Infatti nella sezione momenti gli utenti pubblicano spesso delle robe di vita quotidiana, il cibo che mangiano, se hanno festeggiato qualcosa in particolare, ed è interessante perché vi immergete nella cultura. Il secondo mio consiglio è quello di sfruttare gli hashtag su Instagram, ovvero se ad esempio volete migliorare l'inglese e volete trovare una persona che parla inglese e vi aiuti a impararlo, potete cercare l'hashtag Learning Italian. Se cercate Learning Italian probabilmente troverete qualcuno, qualche persona che parla inglese che sta imparando l'italiano, e quindi potete magari scrivergli in DM, rispondere a delle storie, iniziare a commentargli i post in modo tale da connettervi e poi avviare una conversazione, potenzialmente farvi un amico che parla inglese. Ovviamente stessa cosa con le altre lingue, ad esempio io sto studiando coreano, magari scrivo Italia scritto in coreano, cioè tipo così, con l'hashtag davanti. Così vedo tutte le persone che o sono state in Italia, hanno postato delle foto in Italia, oppure sono coreani che vivono in Italia, o sono in Corea e stanno studiando l'italiano. Non fatevi problemi a scrivere, siate gentili. Al massimo non vi rispondono, oppure vi rispondono una volta e poi non vi rispondono più. Però poco male, scrivete ad altre persone. Terzo consiglio che posso darvi è sfruttate il vostro network. Ovviamente se avete delle conoscenze dirette di persone che sapete che parlano quella lingua, scrivetegli direttamente e chiedetegli: ascolta, sto imparando la tua lingua, ti va se ci sentiamo ogni tanto? Oppure se ti scrivo mi aiuti con delle frasi che sto imparando, ti posso chiedere delle cose, queste cose qua. Se non avete un network troppo ampio, il consiglio che posso darvi è accedere ai, tecnicamente si chiamano bridge, cioè quelle persone che possono connettervi a network molto più ampi. Pensate ad esempio a un amico che studia già all'università, un'università magari tanto internazionale, magari a Milano, oppure un amico che fa il manager in qualche azienda. Non so se conoscete la teoria dei 6 gradi di separazione, che dice che ogni singola persona, quindi anche voi, con massimo 5 intermediari riuscite a raggiungere una qualsiasi altra persona del mondo. Quindi se io scrivo a una persona con massimo 6 gradi di separazione, quindi 5 intermediari, arrivo a Obama, Putin, Trump, non so perché ho citato solo presidenti, facciamo attori per par condicio, Emma Watson. Cercate di sfruttare questa cosa a vostro vantaggio, quindi fate un po' mente locale. Se non conoscete nessuno, magari chiedete ai vostri genitori, ai vostri parenti, se conoscono qualcuno che lavora in una multinazionale o in un'impresa molto globalizzata, e gli chiedete se conoscono qualcuno che è disposto ad aiutarvi, anche magari una volta ogni 2 settimane, cioè non per forza tutti i giorni che gli dovete scrivere. E finiti i metodi, ora mi ricollego ai consigli che mi sento di darvi per avere dei buoni scambi linguistici online con persone che non conoscete, quindi li abbiamo nominati amici di tastiera. 1. Non considerateli tutor, ma considerateli conoscenti o amici. Nel senso, non pretendiate che loro correggano tutte le vostre cose che dite, che fate, che scrivete, che gli inviate magari un tema lungo 2 pagine e vi aspettate che ve li corregga come un professore o vi dia addirittura dei compiti da fare. Mettetevi nell'ottica che loro stanno conversando e la cosa deve essere il più piacevole possibile, senza troppi impegni, a meno che non li paghiate. Secondo consiglio è quello di cercare di interagire in modo molto naturale sui social. Non magari scrivere solo nei DM di Instagram e cercare delle conversazioni che vertano poi all'apprendimento linguistico, ma cercate ad esempio, non so, di rispondere alle storie, di commentare i post, di inviargli qualche post carino se seguite qualche pagina della loro cultura oppure della vostra. E se capita, magari, non so, avete un'amica coreana che apprezza la cultura italiana, gli inviate la foto della città in cui siete, oppure che avete preso uno spritz, vabbè così, no? E se riuscite poi cercate di spostare la conversazione con audio, cioè statisticamente se voi fate un audio loro vi rispondono con un altro audio e questo sposta la conversazione nel parlato, il che è ottimo perché vi aiuta a migliorare la pronuncia e l'ascolto. Dopo un po', se vi capita, avete preso abbastanza confidenza, organizzate delle call. Ad esempio con Dani, che ho conosciuto su Hello Talk tra l'altro, facciamo una volta a settimana una call di 1 ora in cui mezz'ora parliamo italiano e mezz'ora parliamo in coreano. Altro consiglio: se scrivete a qualcuno e non vi risponde, oppure vi ha risposto, avete avviato una conversazione e poi non vi risponde più e quindi fa ghosting, non offendetevi, cioè non prendetela sul personale, non è perché non vogliono parlare con voi, ma forse in generale non vogliono parlare. Andate tranquillissimamente su un'altra persona, tanto è pieno di persone che nel mondo vogliono imparare lingue. E poi sto notando un trend molto alto anche sull'italiano, cioè ultimamente un sacco di gente vuole imparare italiano, quindi ottimo per noi. Altro consiglio che posso darvi è cercate sempre di essere proattivi e dare il vostro contributo. Non aspettate che le
cose, i concetti vi piovano dall'alto, ma se vi trovate in una situazione di stallo in cui dite sempre ciao come stai, bene tu, ciao come stai, bene tu, cercate di introdurre qualcosa di più nella conversazione. Quindi magari dite come si può dire questa cosa qua, oppure loro vi dicono una frase, guarda che secondo me suonerebbe più naturale se dicessi così, gli fate un audio e gli spiegate com'è la pronuncia corretta. Ad esempio con Dani ogni tanto dedichiamo dei momenti in cui ci diciamo delle espressioni molto idiomatiche di coreano e di italiano. Ovviamente le prime cose che gli ho insegnato sono sbatti, balza e giargiana. Poi la questione di aiutare gli altri non è solo dal punto di vista linguistico, potete farlo anche dal punto di vista culturale se sono interessati alla cultura. Quindi magari passargli qualche ricetta, fargli scoprire dei posti nuovi del posto in cui viviamo, fargli scoprire delle usanze. Credetemi, questo dà tantissimo valore, secondo me è una cosa bellissima ed è proprio uno dei motivi per cui mi piace studiare le lingue, perché si scoprono delle culture nuove, dei modi di fare totalmente diversi dai nostri in altre parti del mondo, e secondo me questa cosa ha un valore immenso. E proprio per questo un altro consiglio che voglio darvi è: dimostratevi interessati alla cultura, perché se state apprendendo una lingua nuova la cosa più importante è immergersi nella cultura. Queste cose non possono essere scisse, non è che si parla di lingua e si parla di cultura. La lingua è cultura e la cultura è lingua. Quindi cercate di capire come si esprimono le persone in certi contesti. Fatemi sapere nei commenti se state imparando qualche lingua e se avete già qualche amico che vi sta insegnando, con cui studiate quella lingua. Quando questa situazione sarà finita non vedo l'ora di viaggiare, di incontrare tutte le persone che ho incontrato online. Grazie ancora a HelloTalk per lo sponsor di questo video. In descrizione trovate il link per scaricarla. Spero di esservi stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.